Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Abbiamo una telefonata? Sì, abbiamo, perché vuole intervenire in diretta, visto che è stato più volte sollecitato il richiamo al Made in Italy, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, esponente di spicco di Fratelli d'Italia. Presidente Rampelli, buon pomeriggio. Salve. La sentiamo molto bassa. Aspetti. Io ci sono. Provi a intervenire, poi semmai correggiamo noi in rotta l'audio. Prego. Io ci sono qui, so che avete parlato della mia proposta di legge per la difesa della lingua italiana, so che c'è stata molta ilarità, penso invece che non ci sia molto insomma da scherzare rispetto al fatto che la nostra lingua, come molte altre lingue madri, sia pian piano a rischio, diciamo così, di scomparsa, certo. Beh, insomma, in una proiezione che andrà avanti per secoli, speriamo il più tardi possibile, però tutte le nazioni europee, non quelle anglofone e non quelle multilingue, hanno inserito in Costituzione la loro lingua madre proprio affinché potesse essere protetta dalla espansione aggressiva della lingua, in particolare quella universale, oggi la lingua inglese, che segue un po' i processi economici della globalizzazione. Ah, Presidente Rampelli, lei è spesso nostro ospite e speriamo che continuerà a essere spesso nostro ospite, ma al netto di questa battuta nessuno si è espresso con ilarità o con scherno. Abbiamo fatto un ragionamento tra i tanti affrontati finora, qui in studio con me ci sono Laura Tecce, Goffredo Buccini e Chiara Geloni, a partire da un fatto. Lei oggi ha fatto un'intervista con Fabrizio Roncone del Corriere della Sera, ha spiegato bene anche i termini, si riferirà soltanto, in caso in cui venisse discussa e approvata, a un determinato tipo di enti, non alla nomenclatura per chi per esempio svolge ruoli che dovranno avere un'appariscenza all'estero, penso al Ministero del Made in Italy. Però lei ha aggiunto un passaggio nel corso di questo colloquio con Roncone. Roncone le ha chiesto se ha sentito la Premier Meloni. E lei ha detto: non la devo informare di tutto. Ci sono aggiornamenti rispetto a quando Roncone le ha posto questa domanda? Guardi, la risposta a questa domanda non era completa, perché il ragionamento era sul diciamo così, il processo di costruzione delle proposte di legge da parte del gruppo di Fratelli d'Italia. E io ho spiegato che le proposte di legge di Fratelli d'Italia vengono tagliate dal gruppo di Fratelli d'Italia e dal suo capogruppo. Giorgia Meloni è capo del governo e comunque il fatto di non dover, diciamo, informare nessuno non si riferiva a Giorgia Meloni, si riferiva al fatto che questa proposta di legge viene dalla precedente legislatura, anzi viene da tre legislature fa, e quindi secondo una regola che ci siamo dati è stata automaticamente presentata senza dover passare al vaglio di nessuno. Questo era il senso. Diciamo che Roncone l'ha un po' semplificato, come spesso capita di fare ai giornalisti. Presidente, scusi, giusto per capire, Fabrizio Roncone non è qui, quindi approvata la proposta di legge, potrebbe esistere un liceo del Made in Italy? Perché un po' di ilarità in studio effettivamente l'abbiamo fatta su questo passaggio, sulla tempistica, perché esce la notizia della vostra proposta di legge e poi Giorgia Meloni propone il liceo del Made in Italy. Ho già spiegato anche in quell'intervista che voi avete citato che tutto ciò che si riferisce alla internazionalizzazione delle eccellenze, delle caratteristiche italiane, è ovvio che debba viaggiare sulla lingua universale per convenienza, per necessità, e quindi la terminologia Made in Italy risponde a questa prerogativa. Si deve internazionalizzare, si vuole internazionalizzare il prodotto italiano e quindi si utilizza, per essere più efficaci, la lingua universale, che in questo momento appunto è la lingua inglese. Presidente, quindi, Rampelli, non c'entra nulla questa osservazione, così come, se mi permette, un'altra cosa, approfitto della vostra ospitalità per sottolinearla, perché si è detto di tutto in questi giorni, non so la ragione per la quale ci sia stata questa attenzione. Non vengono certamente multati i cittadini che parlano inglese o che fanno delle affermazioni in una lingua straniera.
Questo lo do per scontato, ma siccome non è stato così, perché per giorni si è parlato del divieto da parte dei cittadini di utilizzare parole straniere, insomma, diciamo, a me sembra che lei abbia chiarito i contorni della vicenda, e se sintesi è stata nell'intervista di Roncone, è una sintesi giornalistica che però è molto, diciamo, fedele al pensiero. Goffredo, poi lasciamo al presidente Rampelli. Dunque, intanto una cosa che io penso, come penso che il lavoro non si crei per decreto, altrettanto penso che la lingua italiana non si difenda per legge, ma con la forza della cultura italiana, che è considerevole. Invece la domanda politica è questa. In Italia, come lei sa, è in corso un dibattito abbastanza stucchevole, devo dire, da quando voi avete vinto le elezioni, sulle origini, sul fascismo, su da dove venite, cosa, che secondo me è fuori luogo, glielo premetto. Non le è venuto in mente il sospetto che introdurre una cosa così, che come ha visto sui giornali, richiama un'eco così immediata con quel, diciamo, vezzo grottesco del fascismo di italianizzare tutto, lei non stava rendendo un buon servizio politico a se stesso e alla Presidente del Consiglio? Ma guardi, assolutamente no. Io non mi lascio certo intimorire da queste semplificazioni che non appartengono... Non la voglio intimorire, guardi. Non la voglio intimorire. Ce l'ho con il linciaggio mediatico di questi giorni. Ma quale? Io le ho solo fatto una domanda. Aspettate, facciamo finire Rampelli, perché al telefono è il collegamento più complicato. Le ho solo fatto una domanda, non voglio intimorirla, ci mancherebbe. Il fascismo non c'entra niente. Nella maggior parte delle nazioni europee si sta difendendo la lingua madre, nazioni a conduzione socialista, nazioni a conduzione popolare, lo hanno fatto e lo stanno facendo tutti. Bisogna essere molto piccini per semplificare e derubricare all'autarchia una battaglia di civiltà come questa, che peraltro dovrebbe essere fatta, non fosse altro, con un pensiero ai nostri figli e ai nostri nipoti. Rammento che negli ultimi anni c'è stato un aumento del 773% di introduzione di parole straniere nel dizionario della lingua italiana. Senta Rampelli, credo che lei abbia ampiamente con agio espresso il suo punto di vista e risposto alle domande di Goffredo Buccini. No, faccio un'ultima osservazione. Ma perché non ce l'è venuta a fare in studio? Noi abbiamo un invito aperto col partito di Fratelli d'Italia e con lei, che infatti è spesso... Se lei fosse venuto qui con gente anche simpatica, perché poi abbiamo fatto anche un aperitivo. Che Rampelli non avrebbe gradito. Che Rampelli non avrebbe gradito, perché... Grilli, Rampelli, le piaccio. Laura Tecce le ricorda che è a base di grilli. La prossima volta lei venga in studio e dibatteremo con agio e con piacere di questo tema. Ma non sono stato invitato, altrimenti sarei venuto. Lei è sempre invitato. Lei è sempre invitato. Lei è sempre... Però mi perdoni, mi fa fare un'ultima battuta. Prego, 10 secondi. Prima della questione identitaria che viene sollevata, io ho sollevato la questione della democraticità, perché il diritto si esercita anche con la comprensione. In Francia, oltre alla legge Dubon, a cui mi sono ispirato, c'è una legge sul diritto di comprensione, e penso che questo argomento dovrebbe essere caro alla sinistra quanto alla destra. Sono persone che non conoscono le lingue, gli anziani, i giovanissimi, le persone non istruite, quelle che sono state costrette ad andare a lavorare e a interrompere gli studi, e hanno il diritto di essere informate esattamente come le fanno. Rampelli, altro che 10 secondi. Se lei avesse presieduto l'aula avrebbe fatto suonare il campanellino e tolto la parola. Grazie a Fabio Rampelli. Buon proseguimento. Grazie mille. Grazie.